Da questa mattina il centro vaccinale del Policlinico ingrana una marcia in più a disposizione di tutta la città della campagna vaccinale. Beh sì, devo dire è stata una volontà sinergica che ha visto anche un ruolo importante della Brigata Aosta, che ha montato le due tende proprio per riparare dal sole anche le persone che arrivano. Non è un compito dell'università e non è un compito del Policlinico quello di occuparsi della vaccinazione, ma il momento chiede una sinergia importante tra tutte le istituzioni e io credo che aver realizzato in 72 ore con l'aiuto del personale tecnico della partecipata dell'Università Unilav, con tutto il personale universitario e aziendale insieme, questa struttura per arrivare a fare 600 vaccini al giorno, credo che sia l'ennesimo bel servizio che il Policlinico fa nella lotta alla pandemia per il Covid-19 della città. Tra l'altro voi l'avete fatto anche perché, diciamo, per continuare a, come avete sempre fatto, a dare quelle che sono l'assistenza, diciamo, quotidiana e separare quelli che sono i due percorsi. Sì, abbiamo avuto un posto dedicato, abbiamo rinunciato al nostro palazzo dei congressi, separato proprio dagli altri padiglioni, in modo tale che chi arriva al Policlinico ha un percorso tranquillo, ha il parcheggio davanti, può accedere serenamente. So che l'azienda ha fatto una delibera che chi viene a vaccinarsi non deve neanche pagare l'accesso per i parcheggi, proprio per dare un servizio alla città, l'ennesimo servizio nella lotta al Covid. Ecco, a proposito di lotta al Covid, i risultati, la Sicilia non è nei posti più alti, anzi è in classifica, è fanalino di coda per le vaccinazioni. Che cos'è che pesa di più? La gente si spaventa ad esempio di AstraZeneca, c'è in genere una diffidenza generalizzata? In parte sicuramente c'è una diffidenza generalizzata, in parte dipendente dal numero di vaccini che arrivano. Io non mi stancherò mai di ripetere che l'unica alternativa che noi abbiamo alla lotta al Covid-19 è il vaccino. Sicuramente su alcuni vaccini si è fatto delle problematiche di comunicazione e questo è certamente un errore che è stato commesso, però i vaccini hanno avuto tutti gli studi che servivano e sono l'unica arma che abbiamo. Dobbiamo vaccinarci perché sennò da questa situazione non usciamo. Eravamo a padiglione G con due piani che lavoravamo con 11 postazioni e facevamo una media di 300 vaccini al giorno. Quindi oggi come oggi, fino a oggi, noi siamo arrivati a 22.000 somministrazioni in 3 mesi. Quindi abbiamo dato un buon contributo, vorremmo dare un contributo maggiore alla cittadinanza portandolo qua e arrivare a 500 vaccini al giorno. Fino a agosto, non lo so, Figliolo dice fino agosto, quindi vediamo se riusciamo a vaccinare tutta la Sicilia entro fino agosto. Tra l'altro a disposizione, diciamo, quanti punti ci sono e quante ore al giorno? Sono 6 qui e 5 sopra, dove abbiamo pure in ambiente protetto, sia qua che sopra, quindi qualsiasi persona che ha problemi di allergia andiamo con l'anestesista e quindi conseguenza lo prepariamo prima, prendiamo l'accesso venoso, quindi siamo logicamente attivi anche in ambiente protetto perché sia dall'ASP, dalla fiera ci mandano qua. Quindi insomma tutti e tre i tipi di vaccini disponibili? Sì. Sì, in questo momento sì. In questo momento abbiamo Pfizer e AstraZeneca. Ecco, per cercare di smorzare la diffidenza che c'è da parte dei cittadini nei confronti dell'AstraZeneca, il vostro appello quale può essere? Che dobbiamo vaccinare perché se vogliamo arrivare a non fare circolare la variante dobbiamo vaccinarci. Dobbiamo vaccinare, sì, va bene, gli ottantenni, i vulnerabili, cominciare a scendere la categoria. Perché anche quelli circolano, quindi conseguenza della circolazione dobbiamo bloccarla il più presto possibile.